Pasqua finalmente dopo un mese con me compare che settimana scorsa ci ha lasciato da soli, non è venuto. Ora una pescata dell'ultimo minuto, ragazzi, mi ha chiamato, andiamo a fare. Sì, no, vabbè, scendiamo. Quello che viene ci prendiamo. Poi le cose improvvisate a volte le cose improvvisate sono le migliori. E vediamo un po' quello che riusciamo. Vediamo, ragazzi. Vabbè, è una pescata di poche ore. Di poche ore, il meteo non è eccezionale, ma nemmeno brutto, quindi. Vabbè, le condizioni meteomarine discreta. Sì. Porta un po' di vento. Non sono ottimali, però. Ci proviamo, ragazzi, alla fine. Forse è la volta buona che riusciamo a pigliare qualche cosa. Non lo so, vediamo. Una dovremmo comprare, la vuole mettere per il serra. Io prima devo fare il vivo e voglio il serra. Due canne, ragazzi, pochissima esca. Pochissima esca. Vabbè, quella giusta per un paio d'ore. Sì, poche ore. Quindi il tempo che arriviamo montiamo e poi ci vediamo prendiamo, direttamente in spiaggia, ragazzi. Prendiamo il serra. Vediamo, prendiamo il serra. Esatto. Qualche aiola. No, la ributto in acqua l'aiola, non sì, la voglio. Nemmeno io. Ragazzi, a dopo. Prima canna la stiamo per lanciare, mini trave, bracciolo da 1,5 metri, bibbi, bibbino, Roberto già la prima canna l'ha lanciata con il coreano flotterato che vuole fare il vivo per il serra e vediamo, ora questa ce la lanciamo, dai. Può essere che è alta, no? No, alta. Cioè, libero? Allora. Ragazzi, il mare restituisce quello che noi buttiamo. Un sacchetto. Non voglio tirare perché sono con brutto cuore. Vedi? Il mare ce lo restituisce, ragazzi. Riproviamo, ragazzi, coreano flotterato per il vivo. Sì, già l'avevo detto poco fa, mio compare sta provando per il vivo, per voler mettere la canna con il serra. Ci vediamo, ragazzi, stiamo provando, c'è un po' di risacca. Un po'? Un poco. Un po' di alga. Un po' di alga, vabbè, a terra, dai. Vabbè, ne passiamo tempo. Ci vediamo dopo. Ciao. Buonasera a tutti, eccoci qui dopo una settimana, l'ultima pescata, poi lasciamo perdere, ce ne siamo dovuti andare per il problema alghe, ragazzi. Mio compare ha appena lanciato questa, ora vi faccio vedere le canne che sto finendo di montare e niente, ragazzi, 3-4 ore di pesca e andiamo a casa. Allora, questa, ragazzi, la 100 grammi mini trave e arenicola, la sirenia, canna leggera. Questa, ragazzi, a 160 grammi la sto montando con un paternoster. Sopra voglio mettere qua il coreano e sotto voglio mettere l'arenicola. Doppio bracciolo. Ora inneschiamo e ce la lanciamo. Campa! Campa.
Non te dirò bello bello. No, c'è una mangiata. Mangiata? Sì, compa, con il e dito. E ti sei fatto la bua? No, ho fatto la bua, c'è una tocca. La tocca la canna dei miei compare. Cos'hai messo qua, compa? Mini trave? Questa è mini trave con uno spezzoncino di arenicola. Spezzo che? Per finire mettevi 5 euro a vuoto, ora spezzoncino. Ancora non ha scurato. Che mi ricordo facevi inneschi 10 euro. Ora mia, c'è crisi. E dove è sta tocca? Comunque secondo me già c'è, però sarà qualcosa di stupido. Di piccolo. Va bene ragazzi, io finisco di montare e gli gratto qua il coreano a mio compare. Gli gratto, voce del verbo? Grattare. Io gratto, tu gratti? E gli grattano. Ok, e gli grattano. Si sa grattano. Grattare che significa rubare, gli rubo, okay, un po' di coreano. Arenico, abbiamo arenico ragazzi, poca esca. Con ma poca selettiva. Esca. Ma perché rubisci se no? Certo, giusto, se no altrimenti... Mi vendo tutto. A Pocaccio Santorini. Vabbè. Un abbraccio a mio papà, no, glielo facciamo. Un abbraccio a mio padre. Voleva venire. Oh, a mal di schieno. A mal di schieno, piccino. Mamma, ve la donna, chi un piccino. Oh, bombolo, che è mal di schieno. Ma mal di schieno, piccino tu mio. Vabbè. Tulic, tulic. Ci vediamo dopo. Ciao. Vediamo cosa è, compa. Il vettino è... verbo del verbo accoppare. No, accoppare. Resistenza. Poco fa ho visto la canna bella piegata. Sì, anch'io l'ho visto. Ma la perché sta prima da, ma secondo me sai cos'è? Occhio occhiata. Occhio piatto. Che effettivo. Fermi. Ragazzi, guardate che spettacolo, onestamente, picciotti, guardiamo. Guardate lo spettacolo. Ma è spettacolo! Vediamo cosa c'è. Tu chiamai sei un pettinazzo! Oh, bel pettine, bello però, eh? Bel pettine! Non ci metto la mano che sto mozzaca! Bello, compa, un bello piatto! Questo cazzo! È bello pettinazzo! Bello, bello! Beh, tu devi pettinare sicuramente! Cosa, compa? Non so! Guarda come è gelo! No, tanuta! No, tanuta! Una tanuta bella, ma questo l'ha mangiato più tardi sì, questa è una tanuta scappò dopo io con un portachiavi, lo liberiamo subito lo liberiamo. Ok, sento le testate già che parliamo di tissate. No, sempre la sento. Già è bello. No, che è Sarago? Questo è Sarago. Bello! Che suo bello Sarago, eh! Picciotti, che suo bello Sarago, eh! Bello! Bello Sarago! Vai compare! Sto bello, Un bello coccio per di Sarago! Sto bello! Bella pariadda! Ho visto la mangiata poco fa quando ti ho detto di suonare. Com'è? Bella! Ragazzi, è una bella mangiata! Bella! Sul bracciolo alto! Alto! Ah, vici bruato! Una perchia. Invece uno sciarrano. Ti fai un bel brodino. Comunque te l'ha mangiato, onestamente mi immaginavo meglio. Qualcosa di più importante. Sì. Onestamente. Una perchia di merda. Uno sciarrano di merda. Non li scegliamo noi compa i pesci. Ciappetio. Va bene. Però è un chetino, chi si mangia l'arenicola? Giusto. È un chetino. A dopo. Riscappotto pure io ragazzi, ora le dimensioni crescono un pochettino rispetto a quello che ho preso, il portachiavi che ho preso poco fa. Questo è un portachiavi più discreto, però vedo che esce sangue, questo non vive ragazzi, non vive, anche se taglio lo voglio buttare. Va bene, a dopo. Ora lo liberiamo veloce ragazzi, un'altra preda e lo liberiamo. Allora bella tocca, vediamo che cosa c'è. Compa, dai una ferrata. Cioè il vettino è bello piegato, vabbè dai. Com'è compa?
recupera tranquillo, una pedere come te, ma bella, eh? No, non ci chiudere niente, compa, non chiudere niente. Non perdere tempo perché se calo chiumo rischi pidil. Comunque il vettino è piegato, quindi sicuramente. Guarda che attamaticato, come che si dice nella lingua nostra. Che è bello, 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 bello. Te lo chiudo io la frizione. Ma si suicidò? Non lo so. Ah, per chi sto paravacchio? Sì, sicuro. Ma come che poi mollò? Ma infatti io l'ho vista mollare. Mollò. Infatti ti ho detto no. No, ma non era lei comunque. O può essere perché è pigliata di panza. È peccato, perché l'ha fatto. Sì, sicuramente. Ma cos'è? Occhiato. Vabbè, dai. Ma non mi va la ridda, però. No, neanche a me sembra lei, eh. Metti chi sta venendo a picchiare i panni. Vediamo il dottore che sta innescando l'orenicolo, ragazzi. Gli ultimi colpi, perché ormai è l'orario della nanna. Gli ultimi botti. Vabbè, 1:50. Aspetta, 1:50. 1:50 di innesco. È bello. L'acqua è bella cristallina. Là ci sono le cannuzze lanciate. Io ho avuto una bella mangiata poco fa, ma non c'è. L'ho preso dalla pancia, ragazzi, a me fuitone, vabbè. E anche questa la pesca. E quindi la forza centrifuga. Il fulcro della pesca? Il fattore C. Infatti a mio compare ce l'ho innescato io. Una figlia d'occhioni. Vai compare! Vai! Va bene. Per gli aggiornamenti ci vediamo dopo, ragazzi. Sono Cesarini, un altro sarago di mio compare. Io pigliavo il tagliafo e mio compare pigliava i pesci, almeno mi diventa a tagliare. Vai compare. Pescata terminata, ragazzi. Abbiamo finito, ragazzi. Tutto sommato non è andata male. Mio compare ci è andato sotto. Qualche bel pesce è uscito, io soltanto portachiavi. E niente, l'importante è che ci divertiamo, ragazzi. Un abbraccio a tutti e buonanotte. No. Un saluto a tutte le persone che ci seguono, a mio caro papà che non è potuto venire perché aveva mal di schiena, a Monica e a tutti. E a tutti i nostri iscritti. E siamo quasi a 3.000, ragazzi, manca poco. Wow. Ciao! Poi festeggiamo, mamma, come prima. Poi zappiamo, zappiamo. Champagne o spumante? O champagne dopo tu. Vabbè. Ciao!